Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 2 Remake. Nell'episodio precedente abbiamo aperto tante robe, siamo andati avanti, abbiamo esplorato molto di più, abbiamo preso il secondo medaglione, ma soprattutto abbiamo incontrato Claire, che non abbiamo potuto, insomma, l'abbiamo dovuto rimandare perché era dietro un cancello chiuso, noi non avevamo la chiave, quindi ci siamo di nuovo separati. E tra l'altro c'è il nostro Marvin che sì, è vivo, ma non penso per molto. Detto questo, dobbiamo ritornare indietro e cercare di raggiungere. Noi dobbiamo raggiungere l'ufficio dell'ala est. Di qui. Quindi andremo qua. Qui c'era la porta. No, è ancora bloccata. Madonna. Aspettate un attimo mentre siamo. No. Abbiamo il coltello. Che culo. Però me lo devo riprendere. Devi cadere. Ah, ok. Caduto con un colpo. Il coltello leva un sacco. Qui avevamo preso una tessera. Una tessera che possiamo mettere qui, presumo. Godo. E abbiamo il nostro fucilozzo a pompa. Attenzione. Questo ce lo equipaggiamo nel 2. Ricarica. Ah, quando le cose si mettono nella merda abbiamo il pompa. Perfetto. Dopodiché, guardiamo sempre la mappa. Questa è una porta chiusa con catena. Quindi riseguiamo il corridoio qui, saliamo e sulla stanza del briefing abbiamo una porta con la catena. Questo c'è proprio morto, raga, comunque. Cioè, stiamo liberando la zona. Chissà se si rialzano prima o poi. Come cazzo? Mamma mia, come si cazzo, sì, coglione. No, comunque si ci va dall'altra parte. Io volevo sempre vedere che cazzo c'era qui. Ok, niente. C'erano sempre zone. Oddio. Oh, guarda. Eh no, ora mi devi cadere per forza. Guarda come mi stava prendendo. Abbiamo un altro utilizzo del coltello. Oh, si è rialzata. Oh, ma che diavolo. Signorina, ma che mira di merda. Qua c'era il cesso, ma dovremmo prendere la valvola. E sappiamo dov'è la valvola. Dobbiamo semplicemente andare nell'ala est. Secondo me dove sto prendendo io abbiamo allungato parecchio il giro. Ok, qua siamo nella biblioteca, che tra l'altro, vedete, se qua troviamo la roba per fare il crick, noi con queste librerie, vedi che hanno pure le maniglie, quindi possiamo spostarle, fare un ponte in modo da accedere a quella porta. Ecco perché crolla questa parte. Qua noi possiamo fare qualcosa. Questa era... Oddio! Guarda l'infamata! Che due coglioni. Come vedete, sono stato un coglione io dall'inizio. Ho preso un passaggio che praticamente mi ha ricollegato all'atrio, perché per andare nella sala est bastava semplicemente andare a est. Invece noi da ovest cerchiamo di arrivare di nuovo a est, ma dobbiamo per forza passare dall'atrio principale. Quindi ho fatto una grande minchiata, ma proprio enorme. Allora, adesso con calma. Allora, questo è l'ufficio dove c'erano i tizi i bruciati. Qua è la sala d'arte, ma già abbiamo preso tutto quello che ci serve. Porco. Oh, sti cazzo di jump scare. Oh, tu te lo meriti. Però è sicuro che non lo rincontreremo più, raga. E abbiamo preso. Ah, qua serve la manovella, sicuramente. Dove si è schiantato l'elicottero, esatto. Dovrebbe essercene un altro comunque. Guardali dove si mettono. Ormai me lo aspetto, figlio di puttana. Quando succede sta roba significa che veramente ce lo siamo tolti dai coglioni una volta per sempre. È sicuro che lì non incontreremo più nulla. Guarda qui. Questo è l'ufficio e abbiamo 1000 oggetti da prendere. Stiamo attenti perché i colpi scarseggiano. Abbiamo solo 2 caricatori. Ok, qua abbiamo la valvola. Qui abbiamo la polvere da sparo gialla, che possiamo combinarla addirittura per fare i colpi del pompa. Qua abbiamo il fusibile, almeno dispositivo elettrico. Ok, fusibile. E qua se la esaminiamo. Manopola valvola con una fessura di una forma quadrata. Esattamente quella che ci serve per alzare lì la serranda. C'erano altri oggetti qua, mi ricordo. Ne ho lasciati un botto. Vediamo se controlliamo così. Qua in effetti sembra pulito. Però qua dovrebbe esserci. Intanto qua c'è il fusibile. Metti il fusibile. Ci siamo collegati all'altro principale.
e di conseguenza tu non puoi stare vivo qua. Devi cercare di morirci. Vediamo se qua c'era ancora altra roba. Che mi pare questa era la stanza, sì, dove si sale. Almeno ci siamo aperti il passaggio. Qua non c'è nulla. Ok, penso che abbiamo finito qua. Sì, 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 abbiamo preso tutto, abbiamo preso tutto. Perfetto, e ci siamo ricollegati all'atrio principale. Facendo così abbiamo comunque sempre più passaggi semplici da poter fare. Adesso bisogna trovare qual era. Aspetta, intanto io salverei, giusto per... Allora, abbiamo ucciso un po' troppi zombie. Dico la verità, potevamo comunque evitarli, molti zombie. Risparmiavamo dei colpi. Da adesso cerchiamo, ne avevamo tanti, li abbiamo usati, dai, mettiamola così. Adesso però proveremo un pochino. Non siamo più messi come prima, quindi dobbiamo cercare di risparmiarli adesso. La valvola si mette... E dobbiamo riandare qui, sì. La valvola era proprio di sopra. Questa è la scala antincendio. Qua non ci sono più zombie perché li abbiamo eliminati. Ma cosa succede se vado? Bello, bello però il movimento del personaggio, l'animazione. Fatto proprio bene. La valvola era su una serranda chiusa con un... Eccola qua. Penso sia qui. Madonna. Quindi questa qui è palesemente quella che serve nel cesso. Per andare nello spogliatoio dovevamo... penso dall'ala ovest. Penso proprio dall'ala ovest. Il corridoio qui dove c'è la safe room. Poi da... Mamma mia, tu non muori mai. Mamma mia, raga. Si rialzano e queste sono un po' una rottura di coglioni averle qui. Però stiamo andando bene. E qua c'è lo spogliatoio. Dovrebbe essere qui. Perfetto. Perfetto. Qua ci sono le docce. Mamma mia, sei fatto bene. Tu c'è. Vabbè, dai, è un chia. Non si vede da qui che sei vivo, dai. Ma comunque, andiamo avanti. Non ti alzare, figlio di puttana. Casualmente tu dovevi cadere proprio mentre passavo io. Ma che bastardata. Cos'è? Oh, polvere da sparo. Dai, 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 che non siamo adesso messi. Non dico male, ma neanche benissimo. E qua dove stracazzo siamo? Ah, siamo su tutto il corridoio. Però aspettate un attimo, perché mi dice che qua nelle docce qualcosa c'è ancora. Dimentichiamo qualcosa. Faccio una doccia? Perché mi dice che c'è qualcosa? Ah, vabbè, ma perché c'è l'armadietto? Sì, sì. E comunque la pistola di Walker non è male. Non so com'è la Matilde, però questa sembra... Oh, colpi pompa. Oddio! Cosa diavolo è? Cazzo, raga, il leaker. Madonna. E io devo entrare per forza qua o nell'ufficio o nella lavanderia. Non sappiamo manco se queste porte sono aperte. Non dobbiamo fare rumore. Lui è cieco, quindi non ci ha visto. Cammino così come un coglione. Ok, non chiedetevi come non abbia fatto a sentire la porta che si chiude, tutte ste robe qua. Però qua siamo negli uffici della Stars, vabbè. Ok, cos'è? Una batteria. Non ho idea di come usare, siamo di nuovo full, madonna. Circolare interna. 22 settembre 1998, circolare di trasferimento fornitori e ufficio. Cassaforte ignifuga dotata di combinazione a tre cifre, spostata dall'ufficio Stars del secondo piano all'ufficio Ovest al primo piano. La combinazione è... Vabbè, ma queste possiamo rivederle anche dopo. Ok, sinistra 9, destra 15 e sinistra 7. Si prega di cambiarla appena possibile. Del reparto polizia... Incredibile. RPD, reparto polizia deficiente. Qua c'è un computer. Cos'è? Metto la batteria. Ok, stiamo aprendo... Ah. Ci vuole l'USB per aprire la porta dell'armeria. Questa è l'armeria. Madonna, non ce l'abbiamo. E vabbè, vediamo se qua c'è qualcos'altro di utile. No, che cazzo ho fatto? Li ho combinate per sbaglio. Ho fatto i proiettili del Meg, che non so ma quel cazzo di arma è. Qua c'è uno spray medico. Vabbè, ma non ha... Siamo full. Se c'è un errore che ho fatto è quello di portarmi troppe robe dietro. Ora io vorrei onestamente rischiare ad andare nella lavanderia, che con un po' di culo ci collega. Poi
Ma buongiorno. No. Non mi ha visto? Signori, un cacarello incredibile. Porca puttana. Oddio, raga. Un cacarello incredibile. Non apre, mi auguro. Ma noi dobbiamo andare dall'altra parte. Ti prego, non metterti dietro la porta, sei proprio infame se lo fai. Ti devi togliere da qui, madonna. Ok, non abbiamo paura, noi siamo ferme, quindi in teoria non ci sente. Anche se secondo me ci sta odorando. Mamma mia, guarda. Da quanto è fatto bene, raga. Cazzo, la massima allerta che ti incazzi quando ti miro. No, io me ne vado. Ok, ok, se camminiamo così, raga. Safe! Ancora. Mamma mia, basta che ci muoviamo un po', raga. Ok, qui abbiamo la safe room, raga. Dobbiamo per forza postare qualcosa. Dal momento... guarda qui, nella nostra safe room. In teoria qua non possono entrare, però. Però non è buono avere loro qui. Allora. La batteria non sappiamo dove metterla. Le accessorie per adesso non le stiamo usando. Ecco, magari ne teniamo una, così se la usiamo ci liberiamo lo slot. La pianta rossa possiamo combinarla con una verde volendo e ci facciamo un medicinale. Quindi direi di partire così. Sai che ti dico? Io la tengo. Abbiamo comunque 5 slot, quindi ci sta, però la tengo. Ah, aspetta, un'altra roba. Il coltello. Ecco, avevamo un coltello depositato, almeno se ci aggrappano. Ok, sicuramente è la scelta migliore. Perché comunque se ci capita la tronchesi poi dobbiamo di nuovo tornare indietro. Dobbiamo riprendere la rottura di... Ovviamente adesso a malincuore dobbiamo risalire. Passare dai bagni, dallo spogliatoio. E riandare lì dove c'è il leaker però. Perché è lì che dobbiamo andare. Dobbiamo cercare di attraversare la zona e raggiungere la lavanderia. Quindi adesso con molta calma io entro qui, godo. Allora, quindi lì ci vuole la chiavetta USB e non possiamo. Qui c'è uno spray curativo. Granata stordente. Ma dove cazzo è? Ah, eccola. Ma come cazzo si usa? Ah, ok. Ok, ok, ok. Con spazio. Quindi con spazio abbiamo la stordente a portata di mano. Scusa, se lui sente solo l'udito, tirare una stordente significa anche salvarci il culo da un certo punto di vista. Lo stordiamo, non sente un cazzo. Ok, vai, vai, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Non dobbiamo farci prendere dal panico, non dobbiamo correre. Oh, qua c'è la... Porca di quella puttana, cos'è? Di quadri? No, la lavanderia è chiusa. Ah, no, ok, non è chiusa, c'era il lucchetto. Sono un coglione. Ah, guarda dove ci siamo collegati. Ancora tu, figlio di puttana. Allora, questo possiamo benissimamente evitarlo. Tipo ora! Madonna. Ah, ecco cosa mi stavo dimenticando. Vedete perché serve sta roba? Abbiamo trovato in quella stanza dove c'è il PC che collega all'armeria. Abbiamo trovato una nota con scritto che una cassaforte dal secondo piano è stata trasferita al primo piano. E abbiamo pure tanto di combinazione. Quindi non ci resta che andare al primo piano qui e vedere dov'è una cassaforte. Terminale degli armadietti. Noi qua ancora siamo al primo piano. Non è qui. Che due coglioni. Ok, per adesso freghiamocene. E la cassaforte qui. Qua sempre vivi sono questi zombie assurdi. Veloce, veloce, veloce. Ecco ora, aspetta, aspetta che ora qua viene il problema. Allora, 9 a sinistra, 15 a destra e 7. 9, 15 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Sì. 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 Oh, altri due slot. Quanto hai rotto i coglioni tu, guarda. Ti sparo un colpo giusto per... no, dobbiamo risalire e andare a ovest. Che poi tra l'altro, raga, un attimo. Tanto abbiamo pure due slot in più che abbiamo trovato con i borselli. Io mi porterei, volendo, il rubino. Porterei, perché secondo me quel rubino lì
a breve serve. Quelle le useremo in casi estremi, ma quando sarà e vediamo la situazione che ci fa capire che ci serve una potenza di fuoco superiore, le andiamo a prendere direttamente. Ma io voglio togliermi un dubbio a sto punto, raga. Io sto esplorando un bel po'. Sto esplorando. E l'unico dubbio che mi resta è questa porta qui. Porta chiusa. E basta. Da qui è barrato. Quindi non si ci va da questo lato. No, 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 no. E non posso manco barrarle. Devo vedere se da quest'altro lato, comunque se c'è un altro lato, di aprire questa porta chiusa. Oddio, qua è pieno. Cambiato qualcosa. Oddio. Lo sapevo, sto corridoio sarebbe stato infernale. Ma è pieno. Mi prende per il culo. E questa è una porta chiusa con catena? Sì! Vaffanculecco, cosa dimenticavamo? Che noi passavamo sempre di lì perché non potevamo. Ma ecco qui, e lì è pieno di zombie. Oh, dispositivo elettronico. Quindi questo qui è il detonatore della C4. Una specie di dispositivo elettronico. Ah, ma manca la batteria. Detonatore senza batteria, perfetto. Ok, e abbiamo il detonatore. Dai, 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 controllatina veloce. Una stordente, bene. Gli assi. Bene. Non c'è più niente qui. Dai che stanno per entrare. Qua c'è il lucchetto, ecco perché è chiusa. Guarda tu come ci stiamo aprendo varie zone. E questa è una chiave, una porta di cuori. Porta di cuori? No, no, c'è una pianta verde. Bene ragazzi, mamma mia. Non mi veniva fuori l'idea. Cazzo, dicevo, c'è qualcosa che mi manca, ma non riuscivo a capire cosa. Adesso dobbiamo ritornare a fare detonare la zona. Biblioteca, dove cazzo è? C'ero andato poco fa, terzo piano. Sì, no. Sì, barriera con C4, terzo piano. Mamma mia, qua stanno sfondando. Comunque questa zona si riempirà di nuovo. Che ti metti qui in continuazione a rompere i coglioni, capisci? Devi morirci. Ok, passiamo un attimo dalla safe room e vediamo un attimo di organizzarci. Queste possiamo posarle. Polvere da sparo, ci facciamo un altro po' di proiettili. Perfetto, raga. Ci stiamo riprendendo. Abbiamo avuto un piccolo periodo di problemi, però ci stiamo riprendendo. Questo spero sia morta. Oddio. Abbiamo tratto molte barriere in quel corridoio lì, mi sa che se si possono mettere le mettiamo tutte. No, dobbiamo ancora salire noi. Per i lucchetti a combinazione penso ci saranno delle note che ce lo dicano, perché è impossibile tentare così. Qua ce n'è uno e ne abbiamo un altro dall'altra parte. Adesso qui dobbiamo stare attenti perché questa è sempre una zona di leaker. Stiamo attenti perché magari è ora che abbiamo fatto questi passaggi qui ci cambia un po' la situazione. Ok, dovremmo riuscire. Facendo detonare questa zona prendiamo l'ultimo medaglione in teoria. È vero anche che facciamo un bordello. Quindi lì che o viene tipo. Perfetto, abbiamo 10 secondi. Cazzo. Oh cazzo. Mi ha ferì, oddio. No. No. Oddio, c'è lui. No, qua è brutto, qua è brutto. Dov'è il taccuino? Vabbè, una donna, l'arco e il serpente. La donna penso sia questo. Cazzo, è l'arco, è tutto rovinato. E il serpente, quale cazzo è questo? Era questo. Godo. Medaglione della Vergine. Fammelo esaminare. Pito era la Vergine che... amava il leone, l'unico. Sono le tre statue comunque. La donna, il leone, l'unico. La stordente poteva veramente salvarci. E adesso noi per... come cazzo facciamo ad andarcene? Ma che... non abbiamo nemmeno il pompa. Porca puttana.
ci credo. Mamma mia. E anzi, raga, anzi, ci è andata di lusso, ci è andata. Abbiamo sprecato un paio di colpi e preso un po' di danni. Non abbiamo... ci siamo messi lì a fare chissà che cosa. Però che due coglioni, a saperlo prima portavamo una stordente, bah, risparmiavamo tutto. Ma vabbè, tutto è bene ciò che finisce bene, direi. E abbiamo finalmente ottenuto l'ultimo medaglione che ci aprirà, penso, il passaggio qua della statua. Vediamo, vediamo. Usa. Oh. Quindi c'è veramente il passaggio. Così va sottoterra. Bene. Usciremo da qui. Tenente Brana! Marvin! Mi sa dobbiamo che... andare. Ehi, Marvin. La portiamo subito in ospedale. No, no, io... penso a salvarti. Forza, l'aiuto. Vai! Senta, possiamo ancora uscire insieme. Serve solo... è troppo tardi. Ci ho provato, Leon. Ma ora è troppo tardi. Non possiamo lasciarlo diffondere. Ora tocca a te. Adesso vai. Va bene. Attenzione, abbandoniamo quindi la stazione di polizia. Certo, qualcosina l'avevamo lasciata. Ma c'era ancora un casino lì, dai, torna indietro. Beh, allora direi che per questo episodio possiamo salutarci anche qua. È stato un pochino un casino per me perché per un attimo mi ero bloccato, però dai, tutto bene, ciò che finisce bene. Ci vediamo al prossimo episodio di Resident Evil 2 Remake. Ciao belle mie.